Buongiorno, stiamo per partire in una nuova avventura in Tesla. Sono super emozionato, ma ho anche tanta paura di sapere quanti chilometri e che avventura ci aspetta. Ovviamente mi serve un compagno d'avventura. E perché proprio io? Allora, nell'ultimo periodo non faccio altro che lavorare al mio progetto che uscirà il 1° luglio, lo vedrete. E in più ho lo speciale dei miei iscritti che sto organizzando in maniera epica, sul quale mi sto impegnando particolarmente. Oltre a me ci sono tantissime persone che stanno lavorando per organizzarlo, ma avevo anche bisogno di creare un contenuto bello, un contenuto forte, qualcosa che mi piacesse davvero girare. E quindi mi sono chiesto, perché non provare a mangiare in più stati possibili in Europa? Ho fatto salire da Roma a Milano Matteo per sdebitarmi del fatto che a Roma mi scorazza sempre dappertutto, mi sta aiutando a girare un sacco di via a Roma e tutto quanto. Quindi sappi che sarà difficile, ma sarà un'esperienza che ti rimarrà impressa per tutta la vita. Di questo ne sono sicuro. Partecipe tra un paio d'ore però. Io direi che possiamo iniziare il viaggio e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e perché no lasciate un bel like, godetevi il video. Credo che abbiamo appena superato il confine tra l'Italia e la Svizzera. Primo stato e siamo partiti solo da 30 minuti. Allora, il problema adesso è che siamo arrivati a Lugano, ma non prendo ovviamente internet col cellulare qui e non abbiamo idea di cosa mangiare, dove mangiare, come cercarlo. E io ho semplicemente fatto questo: portami del cioccolato svizzero. Io voglio andare qui da panini swish cioccolato. Adesso troviamo del cioccolato svizzero per la prima tappa. E comunque al McDonald's a casa tua non ce l'hai questi? È cioccolato svizzero con latte svizzero. Che fanno poi il McFlurry svizzero? Allora, cosa abbiamo preso? Un McFlurry con cioccolato svizzero e latte svizzero ed un cornetto sempre con cioccolato ragusa. Proviamo prima il cornetto. Nutella, cioccolata, che sia svizzera, e nocciole. È buono un culo, però. Grazie, buono. Mamma, è super spogliato. Mamma mia. È tipo uno dei tre cornetti più buoni della mia vita. Io da Milano, 1:10 tutte le mattine vengo a fare colazione qua. McFlurry, ragusa, cioccolato svizzero. Le nocciole sono pazzesche. Sono insieme le nocciole infinito. No, le nocciole dentro per te sono pazzesche. Voto altissimo. È l'unico McFlurry buono, quasi come quello che si fa altissimo. E comunque ancora non abbiamo trovato della cioccolata svizzera. Però intanto la mini colazione l'abbiamo già fatta. Ti faccio una domanda. Questa in Italia al McDonald's quanto la paghi? €1, €1,10? Bene, questa costa più di tre volte tanto. €3,50. Ma perché? Potevamo bere quella, guarda quanta ce n'è però. Come ti chiami? Iano. Iano? E ci stai accompagnando a prendere la cioccolata. Perché ci ha consigliato una pizzeria, però insomma alle 9 di mattina la pizzeria mi sembra un po' scomodo. E questo. Grazie mille allora. Prego. Siamo arrivati da Legra. E credo, non sono sicuro, che faccia cioccolato dentro. Salve, buongiorno. La cioccolata più svizzera che ci puoi dare. Qualcosa che proprio in Italia non posso prendere. Ci sono 20 gusti di cioccolato da cui scegliere. 20, 21, 23. Sembrava un po' i 20. Cioccolata non è economica, ma secondo me è buonissima. Abbiamo preso 3 pezzetti di cioccolato, abbiamo speso tipo €15. Cioccolata svizzera. Da noi in Italia questi sono i moretti, mentre qui sono dei mini soufflé. Quella al latte e io con la nocciola. Buono. Ma questi sono dei moretti, quindi delle cupole di cioccolato ripiene di cose. Che non sia panna. Panna al bagno, guardate, ne mangi due. Ok, però è buono. Oh, è cioccolata. Abbiamo preso una cioccolata al pistacchio, arance e mandorle e una cioccolata alle nocciole. Comunque secondo me è questa che ha alzato il prezzo, perché quelli lì, i moretti, non fanno più di €1,50 l'uno. Cioè questi due pezzi saranno tipo 10-11 euro. Beh, minchia però. Minchia se è buona. Beh, l'avevo detto, è cara, però è sicuramente buonissima. Super approvata. E comunque sono le 9:40, è già tardi e dobbiamo già ripartire, perché dobbiamo partire verso Monaco di Baviera. Cambio di piano super velocissimamente. Stiamo andando, anzi vado, a Vaduz in Liechtenstein. Matteo, benvenuto nel Principato del Liechtenstein.
Ho visto questo piatto tipico, i Kasknopfle. Kasknopfle sono i tipici spätzle, gnocchetti al formaggio, rappresentano il piatto nazionale per eccellenza. Ti ricordo che sono degli gnocchetti al formaggio ricoperti da formaggio fuso e a volte accompagnati da formaggio, da cipolle fritte. Cipolle fritte. Cipolle fritte nella pasta. Sì. Forse invece di andare alla cieca mi converrebbe cercare un ristorante su TripAdvisor da qualche parte. Ma è tanto bello passeggiare senza senso. Questo è effettivamente un ristorante. E sembra un ristorante italiano comunque. Vado a chiedere dentro se hanno il Kasknopfle. No, I'm so sorry. Ok, nothing, thank you. Cioè, non esiste cibo nazionale, non esiste. Comunque so che poi ho fatto tranquillamente uscire 2-3 video di questo viaggio, 4-5 di ogni stato. Però mi piace l'idea di raccogliere tutto in un video unico e farvi vivere le emozioni che vivrò io durante questo viaggio. Un po' come è stato il viaggio a Capo Nord. Come non detto, anche questo è un ristorante italiano. Si chiama Schützendrangen, però fa roba italiana. Non so dove trovare questo piatto, te lo giuro. Magari hanno altro, facciamoci più stella. Non lo so, le crepe, strudel, non lo so cosa prendere. Vediamo cosa c'è qua. Il Liechtenstein in particolare, Vaduz, è il classico paesino di campagna con una sola via principale ed è molto caratteristico, quel caratteristico che mi sa di Germania antica, o almeno come immagino la Germania di qualche anno fa. E qui è dove proveremo a mangiare tipico. Comunque alla fine sono le 13, non è più un brunch, è un pranzo, perché abbiamo girato un po' la città e ci abbiamo messo veramente tanto a trovare il ristorante. Sorry, we don't understand the menu, we speak only in English. Only for dinner. Ah ok, è tutto, yes, per cena. In breve, nell'unico ristorante tipico che abbiamo trovato, tutta la roba tipica che avremmo potuto prendere la fanno a cena e noi siamo a pranzo. Ci accontentiamo dei würst, dei würstel fatti a modo loro, e lo strudel. Allora, la differenza tra il würst tedesco o viennese e quello del Liechtenstein, a quanto pare, da quello che ha detto la signorina, te lo danno con lenticchie, spezie, erba cipollina, bacon, cioè del bacon dentro le lenticchie, e un pomodorino. Un pomodorino e delle patate, e poi il würst, insomma, la salsiccia che mangiamo insieme alle lenticchie. Buona, molto, molto speziata, molto buona, anche le lenticchie col bacon top. Però ti dico, le lenticchie della salsiccia ci stanno bene. Quasi quasi me le faccio a casa. A detta di Matteo Di Cola, che ha appena provato questo strudel, dovrebbe essere il più buon strudel che proverò in vita mia. Confermo al 100%. Hai creato un hype allucinante. È probabilmente la prima volta che trovo un gelato buono fuori dall'Italia. Ma raga, non è come si unisce la fragola al gelato. Se dovessi dargli un voto di sapore, da 1 a 10 da un 9. Comunque Svizzera e Liechtenstein, molto costoso mangiare. Questo pranzetto, quei due piatti che avete visto, 37 euro. E ora da Vaduz verso Monaco di Baviera. Stiamo guidando e casualmente ci siamo ritrovati in Austria. Cioè la strada per arrivare in Germania ci fa passare all'Austria. Che fai, non la facciamo una piccola tappetta? E infatti una merenda con la cotoletta. Ci fermiamo alla città a caso dell'Austria e prendiamo una cotoletta. Così? Così. Da asporto? Portami a Bregenz. Questo è matto. Ed eccoci a Bregenz. Ora speriamo che il ristorante che abbiamo scelto per mangiare la cotoletta sia aperto. Abbiamo girato 3 ristoranti e incredibilmente il quarto solamente aveva a disposizione delle cotolette. Quindi ora aspettiamo che ce ne fa una. E credo proprio che vicino alla cotoletta mangerò questo. Comunque ammettiamolo che non è un vero viaggio on the road, se almeno dei pasti tipici non te lo fai take away. Apri un po', fa vedere. Take away. Oh, allora è la cotoletta classica viennese, ma a differenza della cotoletta milanese viene aggiunto questa crema di lamponi, come vedete. E secchio di patatine fritte. Wow, sta fittissima. Aspetta, yeah. Guarda che c'ho. L'ho presa apposta, sai cos'è? Sì, cioè tu lo metti veramente intorno al volante e mangi. Giovanni ha voluto prendere questo panino. Che cazzo ci dobbiamo fare, fra? Non mica ci abbiamo uno dog. Secondo me dovrebbe fare così a Milano. No, è veramente buona, fra. Poco due, ma buonissimo. C'è un contrasto assurdo, ma lampone e cotoletta. Meraviglioso. Oggi abbiamo mangiato già in Svizzera, in Austria, in Liechtenstein e tra poco andremo in Germania. Siamo ufficialmente in Germania, il che significa Autobahn. Su determinate strade, in determinati punti in Germania non c'è il limite di velocità, quindi puoi andare a quanto ti pare. Puoi vedere quanto arriva questa macchina, cioè, sai che in realtà no. Ma comunque in realtà noi, essendo persone
Lige, non accederemo e non faremo cagate. No, ovviamente stavo scherzando. Mentre lasciamo un attimo la macchina a caricare, poi ci facciamo un giro a un supermercato qui a Monaco, di Baviera, se sbagliamo. Quello mi sembra proprio un posto tipico in cui prendere qualcosa. Questo è un bretzel fritto, raga. We take one krapfen and one bretzel with cheese, right? Pretendo di mangiare il mio bretzel ricoperto di formaggio. È formaggio uovo. Allora, è un formaggio non di quello a cui siamo abituati noi. Secondo me è meglio il bretzel. Il bretzel è più buono. Bisogno di acqua. Aiuto. Aiuto. Vabbè, non è male. Abbiamo un bellissimo krapfen che non sappiamo ancora cosa c'è all'interno in realtà. Potrebbe esserci tutto, marmellata, crema, mia madre. Niente, un no, po'. È marmellata. È marmellata. Marmellata. Food porn. Un tuaccio è buono sta gelatina dentro. È morto. Indovinate a chi si è appena spaccato il telefono qua sopra? Qua. Condividete il video, mettete like, dobbiamo andare in tendenza. Giovanni deve ricomprare il telefono. Grazie, grazie a tutti del supporto. Che mi è caduto proprio. Ho lisciato la tasca e è caduto e si è rotto. Io non lo so, boh, sono triste. Che bel sole comunque. Come già detto, siamo a Monaco di Baviera. Adesso andiamo a dare uno sguardo al Duomo, alla piazza principale. Vedere un pochino com'è Monaco di Baviera. Dato che in Germania io ho visto veramente tante città e questa mi manca. E dopodiché cercheremo un posto dove andare a cenare. Probabilmente cercando qualcosa sempre di tipico qui in Germania. Proprio ora di aperitivo qui, eh? O c'erano molto presto qui a Monaco o stanno facendo tutti aperitivo. È il terzo punto con tantissime persone che mangiano. Qui ci troviamo a Marienplatz, la piazza principale di Monaco di Baviera. Questo qui invece è il Duomo di Monaco di Baviera. Questa città mi dà proprio la sensazione di esserci già stato, perché è tipo la fusione tra Francoforte e Colonia. Comunque il fatto che ovunque andiamo ci sono centinaia di persone che mangiano, ogni locale è pieno, mi fa quasi capire e mi fa quasi pensare che in realtà qui i locali chiudono presto a cena. Ci conviene quasi fermarsi a cena, sennò poi rimaniamo così. Questo qui è il posto dove dobbiamo andare a mangiare. Dovrebbe essere uno dei ristoranti tipici tedeschi migliori della zona. Stavo dando un'occhiata al menù, ma mi sembra sul sicuro col currywurst e basta. Me lo faccio andare bene. Qui abbiamo i bratwurst con i crauti classici. Come vedete, tre tipologie diverse di salsiccia. Mentre lì è quello che abbiamo mangiato a Berlino con Lorenzo Lari, che è semplicemente il bratwurst dentro ketchup e curcuma. Praticamente il paradiso della salsiccia. Comunque una delle mie cose preferite in assoluto sono i würstel. Pare brutto dirlo, ma è così. Crauti sul pane, che buon odore. Würstel. Ci sarà un motivo se in tutti i miei viaggi in giro per l'Europa c'è sempre una tappa fissa in Germania? Ci sarà un motivo? Ora provo i bratwurst con ketchup e curcuma. Buoni cazzo, minchia se sono buoni. Siamo solo al primo giorno e non si sa già quanto abbiamo mangiato. Andiamo a cercare un posto in cui dormire, probabilmente in macchina. Ok, ufficialmente stiamo andando in un posto sperduto quasi prima del confine con la Repubblica Ceca, ad un caricatore Tesla, e proveremo a dormire in macchina vicino al caricatore della Tesla, essendo che comunque è un posto sorvegliato, ci sentiamo più al sicuro. Stiamo caricando al volo la macchina e dormiremo proprio là davanti. Voi direte, perché non dormite in un hotel che in Germania costano anche poco? Questa è una delle mie idee folli. Mi sono detto, uno, perché non dormire in macchina? Perché è bello dormire in macchina, mi piace un sacco, ora metto il materasso. E due, così domani mattina alle 6 arriva il sole e ci svegliamo, perché sennò senza sole collassiamo fino alle 10 di mattina e saltiamo la giornata di domani. Monto il materasso e andiamo a ninna. Ok, buonanotte. Isolato nel mezzo del nulla. Ho un po' di sonno, lo ammetto. Matt, vieni, vieni. Non so come entrarci, bro. Vieni, entra, coraggioso. Cazzo, fai manovra, fai manovra. Ah, porco disco, che dolore. Prendo dopo una culata da cicata. Ok, fra... Guarda che comodo, cazzo. Sì, eh? Dai, ammetti che non è scomodo. Buonanotte a tutti. Buonanotte, raga. Ci vediamo domani mattina quando partiremo per Praga.
Pazzesco, cioè, 6 di mattina siamo ancora vivi. E ora direzione Praga. Siamo appena arrivati a Praga. In breve gli abbiamo detto il nostro ultimo tampone scadeva l'effetto delle 48 ore ieri e ci ha detto fatelo da soli. Allora, come si faceva? Qua dentro. Non vedeva di farmi un tampone da solo, è già successo. Mi sei mai fatto un tampone da soli? Vabbè, comunque, benvenuti a Praga. Ufficialmente con il nostro tampone negativo possiamo dire di essere a Praga. Praga è la città più grande nonché la capitale della Repubblica Ceca e viene considerata e chiamata la città magica. Ragazzi, non vi sto facendo vedere il pranzo in questo momento perché sono nel peggior ristorante su TripAdvisor a Praga, perché sto facendo un altro video in questo viaggio che sono i peggiori ristoranti d'Europa. Quindi iscrivetevi e accendete la campanella, mi raccomando, se volete vederlo, così non ve lo perdete. È arrivato il momento in questo video di farvi vedere un cibo tipico qui a Praga, il trdlo, che è esattamente quello lì. In breve è un cono graffa napoletano con dentro gelato, panna e credo vari gusti. Ma visto che io sono romano lo chiamo ciambella arrotolata. Vogliamo questo qua. Thank you. L'avrei preferito con l'ice cream. La signora me l'aveva consigliato, ho sbagliato io. Mi sono già sporcato. Il problema è uno. Buona la panna. Questo per maniolo e macello. Preso una fragola dal centro. Vole. Ma ci ha messo le fragole intere dentro. Ma era pazza quella signora. No, tu madre. No, ma sei un male. Ma proprio sulla scarpa. No, ma poi la cioccolata sul laccio grigio. Ma tu sei proprio un figlio di... Fermati, continua a cadere panna. Fermati. Ok. Che bestia. Lo dico, è buono perché mi piace la cannella, ma col gelato dentro, come viene fatto a Napoli, altro che la panna. Io panna e cioccolato ci ho messo, ma sono proprio scemo. Col gelato era la fine del mondo questo. Comunque, i miei amici avevano ragione. Praga non è per niente male, sia come è strutturata la città, sia le persone, sia i prezzi, sia il posto. Mi piace un sacco. Sono particolarmente stanco, siamo tornati in hotel che ho fatto un power nap di tipo 40 minuti. Però in compenso, prima di tornare, ho preso questa cioccolata in un negozio, questa barretta. Iniziamo con la cioccolata. Lampone arachidi e canditi. Sei buona? Che buonissima, a livello l'altro giorno. E costa sicuramente meno. Costava tipo 1,50 euro. Olè. Abbiamo anche la margot qua. A me sembra quelle barrette potete che non mangerei mai. Buono? No. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Proviamo banana e cioccolato. Dai. No, aspetta. Ma è una banana. È una banana al cioccolato. Ah, tu, fluffy dentro. Tu devi prendere la classica barretta al cioccolato bianco con nocciole, no? Ma è gelatina. Che zuccheratissima. Però effettivamente, superato lo schifo della consistenza, sembra quasi buona. No, secondo me è perché quella che abbiamo assaggiato prima era immangiabile. Questa sembra la cioccolata più buona dell'universo. È arrivato il momento di andare a cena. Il motivo per il quale sto facendo il video in questo modo è per prepararvi un minimo quello che sarà lo speciale 1 milione. Io vi anticipo già che sarà qualcosa di fuori di testa, probabilmente tra gli speciali più belli visti in Italia. Ora non li ho visti tutti, probabilmente qualcosa mi sarà sfuggito e qualcosa sarà stato epico, ma comunque varrà la pena vederlo e per alcuni di voi viverlo. Quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram perché molti di voi parteciperanno allo speciale 1 milione. Quindi rimanete aggiornati su questa di Instagram, qui c'è il mio tag, sta sotto in descrizione, andate su Instagram, mi trovate, mi raccomando, tante persone parteciperanno.
Matteo, stasera mi sono superato. Questo dovrebbe essere lo meglio recensito dai ristoranti tipici della Repubblica Ceca. Dovrebbe avere il prezzo leggermente maggiorato in confronto all'usuale prezzo di tutti i ristoranti, che invece costa 4 euro a piatto, costerà 6. Gioia, io ti aspetto. La birra 2,50 euro. Quanto? 2,50 la birra. Ciao, ci vediamo in hotel. Gigantesco, raga. Che bello. Poi c'è il giardino. Abbiamo i posti fuori, ma è enorme, raga. È gigantesco. Ma che top, raga, tipo nel giardino. Famoso locale storico con 8 sale da pranzo separate in cui vengono serviti piatti tradizionali locali e birra. Però se vuoi te lo posso dire anche in lingua. Vai, prova. Cieca. Celtica. Provo zuce mestaroce scuscus, restauraci a poschiti. Raga, sono super hypato da questo ristorante, lo dico. Ora birretta, scelgo da mangiare e vediamo cos'è. Hai capito cosa è successo? Sì, ci hanno appena portato una birra, gli abbiamo detto che non la volevamo e lui ha detto no, it's automatic. Okay, grazie. Cheers, bro. Oh, cheers, bro. Minchia è buona, minchia è quasi finita. Vino di miele. Ci hanno appena portato un vino di miele, ha detto che è super tipico da queste parti a Praga. Faccio un brindisi con voi dedicato a questo viaggio che spero vi stia piacendo, spero che vi stia intrattenendo e come al solito che vi stia facendo scoprire cose nuove. Ok, è la cosa più dolce che abbia mai bevuto. Come avete capito, di casa qui a Praga ci sono il pane al vapore e carne. Tanta carne, per lo più maiale. Dove metti la grau, questo credo sia tipo pane bao. Il pane al vapore. No, però se è pane al vapore calcolo non l'hanno cotto. Ah no, 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 non è pane al vapore. Questo qua è pane al vapore. Quello non so cosa sia. Questo invece è un toast di pane fritto, raga, con crema al formaggio e aglio. Carne quindi, maiale. Ah, questo è manzo. Con della panna, o sbaglio? C'è della panna, della panna è un piatto salato. Panna, immagino, sì. La panna puntata. Ok, proviamo il manzo. Ma guarda quanto è morbido. Guarda qua, si taglia, sembra veramente manzo sfilacciato. Non è goulash, perché il goulash l'abbiamo preso a pranzo, era un po' diverso. Ma perché c'è della panna? Non ho capito. Cioè, ve lo giuro, questa è la prima volta in vita mia. Sto per provare il manzo con panna e marmellata. Sembra che mi piaccia. Non è male. Ho quasi finito la mia seconda birra e ancora non me l'hanno riempita. Assurdo, guarda. Pazzesco. È arrivato il momento del secondo piatto. Allora, abbiamo questa che è palesemente farina e polenta. Super condensare. Con un secchio di aglio. Proprio, proprio. Ma sapete chi mi ha consigliato questo ristorante? Che lo ringrazio, infatti. Me l'ha consigliato questo ragazzo qui. È Andrea, l'avete visto nel video del viaggio da Milano a Capo Nord. È il ragazzo con cui abbiamo cacciato l'aurora boreale, che ci ha aiutato a trovare l'aurora boreale. Grazie anche di avermi consigliato di mangiare il tipico a Praga stasera. Un bacio, caro. Proviamo il maiale con i crauti e la cipolla fritta. Manzo è più buono. Questo è molto stoppaccioso. Comunque aglio, crauti, cipolla croccante. Ma guarda, stasera ci avrò un alito. Ma signor Matteo Nicola, puoi sapere quante recensioni ha questo ristorante? Immagino un botto, bellissimo. 11.000. Quante? 11.000. Porca voglia. 7 di mattina e si parte alla volta di Cracovia. Dovete sapere una cosa, la mia ex ragazza era polacca e facendomi mangiare i cibi tipici come i pieroghi, avendomi raccontato la cultura, la storia della Polonia, come si vive, tutto quanto, mi ha sempre messo curiosità ed è una delle nazioni che ho sempre voluto visitare in vita mia e finalmente ci sto andando. Sono super emozionato e anche se per poche ore me la voglio godere al 100%. Caricavamo la macchina al supercharger, siamo andati dentro al supermercato e devo dire che tra gli slot e gli euro c'è una bella differenza. Qui costa tutto veramente pochissimo. Per farvi capire, queste due barrette, il Lion Black Chocolate White Bar e il Lion al burro d'arachidi salato, 16 centesimi l'uno, tipo 17 centesimi. Ho comprato anche un dolce tipico polacco che sono i Paczki, molto simile al Krapfen tedesco. Cosa c'è dentro, Gio? Credo marmellata di ciliegie. Sembra un Krapfen, fra. È buonissimo. Bomber. Putti di bosco. Beh, è buonissimo l'impasto, è dolce. È una bomba di zucchero. È la cosa più dolce in assoluto. Ho preso anche un'altra versione perché sono fatti in tantissimi modi. C'è il mango, banana. Yeah. Yeah, for YouTube. Italy, yes. Thank you. My name?
ha un fan polacco adesso. Questo qui, a differenza di quello di prima, ha dentro la panna e credo una glassa al cioccolato. Una glassa al cioccolato sopra, solo panna all'interno. Si fa molto piaciuto, lo sai? Secondo me il fatto che lo tagliano. Ma dove cavolo siamo? No, ma non è panna. Questa è la panna al burro. Perché già la panna è una cosa leggera, capito? Posso dire che voglio trascrivermi qui 40 centesimi. 40 centesimi. Ciao ragazzi, sono passate circa 4 ore e mezza/5 ore dall'ultima clip. Sono le 6, siamo stati al memoriale vicino a Cracovia. Era un posto che ho sempre voluto visitare, sapete di cosa sto parlando. Un'esperienza molto forte che mi rimarrà impressa per molto tempo. Ma ora siamo finalmente a Cracovia. Come ti senti essere l'unico membro di questo paese a indossare la mascherina? Safe. Ma vediamo un po' cosa ha da offrire questa città, oltre che i pierogi che dovremo mangiare dopo. Non so quanti minuti questo drago sputa fuoco dalla bocca. E non sto scherzando. L'ho visto sputare fuoco da lontano e sono già 3 minuti che aspetto. Aspetterò fino a quando non sputerà. Ok, esattamente ogni 5 minuti sputa fuoco. Comunque questa parte di Cracovia che stiamo vedendo è super chill, super tranquilla. La gente viene, si mette sul lungo fiume, fa picnic, si sdraia. Molto carino, molto bello. E poi ci sono le polacche. Oh, se ci sono le polacche. Ovviamente caro della carne, la carne polacca, che cosa avete capito? Ci troviamo in Plaknovi, che è una piazza dedicata allo street food. Ci sono tutti i posti in cui mangiare delle varie etnie ed è molto particolare. I want the zapier can. Cheese, mushrooms and ketchup. Abbiamo preso uno dei cibi più tipici a Cracovia, lo zapie canca, spero si pronunci così. Abbiamo preso il più classico di tutti a 1,80 euro ed è una baguette che viene scavata, riempita di funghi, formaggio e poi ci viene spalmato sopra il ketchup. È il piatto tipico di universitari, gente che esce dal lavoro, che viene qui alla piazzetta e vengono a mangiarla tutti insieme. Infatti ci sono un sacco di persone che stanno facendo aperitivo con questa. Penso sia il loro pre-cena. Ma che porcata, mamma mia. Ma è un'idea semplicissima. La baguette sappiamo essere buonissima. Ce n'erano di tantissimi gusti di questo tipo di zapicanca. Mi ha fatto vedere almeno 12 gusti. Io ho detto di darmi il più tipico. E questo era il più tipico. E per 1,80 euro devo dire che ne vale molto la pena. E ora andiamo a provare i pieroghi in un ristorante tipico polacco. Prendiamo pieroghi di carne, quello con le patate. Era italiana, che culo. Questa è la zuppa tipica polacca, che viene servita con dentro uova, salsicce, carote, spezie, in questo panino gigante. Però deve essere una figata. Wow, è la cosa più saporita che proverai in questo viaggio. Ma lo senti il coriandolo? Se sono di coriandolo. Coriandolo, c'è un botto di prezzemolo. Mamma mia. Buono però. Approvato. Ufficialmente sono arrivati i pieroghi, che è un piatto che ho mangiato l'ultima volta tipo 4 anni fa, no di più, 5-6 anni fa. Il pieroghi è un raviolo con la pasta simile ai nostri ravioli, soltanto che all'interno di questo c'è la carne e varie spezie ricoperto di pancetta. Mentre questo è un ripieno di patate, non so se qui ci hanno aggiunto anche la ricotta, perché per il mio ricordo c'era anche la ricotta dentro il pieroghi. Ora assaggiamo e scopriremo. Allora assaggerò prima quelli con le patate. Credo sia solo patata. No, patate e ricotta. Buono. Minchia se sono buoni. Ok, dobbiamo imparare a fare i pieroghi a casa. E ora proviamo quelli di carne. Mi sono dimenticato di dirvi che questi sopra hanno pancetta e cipolla, mentre gli altri hanno solo la cipolla sopra. Per quanto possano essere buoni quelli di patate, quelli di carne sono più invasivi, ma sono veramente troppo buoni. Questi invece sono 4 pierogi, 2 con mirtilli e 2 con le fragole. Tu potresti erroneamente pensare che loro lo mangino come dolce. E invece? Ah, mio stupido amico villico. In realtà è un secondo per loro. Comunque la proprietaria si è arrabbiata perché non abbiamo accettato la vodka. Chiedo scusa. Che non si fa qui, non è carino. Qui non è carino accettare la vodka, scusate, il prossimo ristorante lo saprò. Credo sia fragola questo. Senti l'odore. Andiamo ad assaggiarli? Fa un odore fortissimo di fragola. Questo qua al centro è panna, secondo te? Cos'è al centro? È burro zuccherato. Non è ben fresco, è una panna acida. Proviamo. Questo è il mirtillo. Questo è illegale, raga. Molto buono, molto veri buono. È illegale. È tutta roba che abbiamo mangiato secondo te? Una trentina d'euro. 17. Quanti? 17 euro.
Top. Questo risparmio ci consente di dormire in hotel stasera. Possiamo non dormire in macchina? Va bene, andiamo in hotel. Si dorme in hotel stavolta. Comunque Cracovia che alterna questo urbano al medievale, non lo so, mi piace un botto. La Polonia in particolare mi piace veramente un botto in questo viaggio. Dopo aver dormito pochissime ore stiamo facendo un tour rapido di tutto quello che vogliamo vedere qui a Cracovia. In confronto agli altri posti ci stiamo trattenendo di più perché sono innamorato di questa città. E in più sto girando il video dei ristoranti peggiori d'Europa. Comunque finiamo questo giro e oggi andremo in Slovacchia e dopodiché a Budapest. Però prima di andare vi lascio una carrellata di cibo che abbiamo trovato qui in un chioschetto. Io penso mi mangerò tutto quello che sto vedendo davanti ai miei occhi. E perché tra tutte le donuts che potevo scegliere ho preso proprio quella blu? Non ho preso qualcosa di tipico perché avevo già provato quei cibi, quindi proviamo. Mi ispirava troppo questa cosa blu. Giusto un po' zuccherata, Posso dire di andare via contento dalla Polonia? Eravamo in viaggio dalla Polonia, da Cracovia fino a Budapest, fermandoci per la Slovacchia. E qui in Slovacchia, guardate cosa abbiamo trovato. Questo coso qua. In breve andremo ad utilizzare dei dune bag e vado a farci un video dedicato che vedrete presto sul canale. Avete presente circa 6 secondi fa quando c'era la clip di prima in cui dicevo che andavamo a fare dune bag in un altro video? Potevamo farci i cazzi nostri. Potrebbe alzare la mano quello che ha appena fatto un incidente col dune bag e ci ha sfondato tutto? Ma non spoileriamo altro. Vedrete un video su questa cosa che è appena successa sul canale. Ora noi andiamo a caricare la macchina e poi probabilmente in ospedale. E si riparte verso Budapest. Dopo questa esperienza in cui siamo tutti rotti mentre la macchina carica, qui in Slovacchia cerchiamo di mangiare qualcosa. Ho visto che di tipico c'è la minestra di crauti con salsicce, solo che come io dico kapustnica. One of this and one of this. Questo è un lombo di maiale arrosto con salsa alla panna e senape, credo sia questo intorno. Sopra credo ci abbia raggiunto in confronto alla ricetta originale marmellata di lamponi e cipolla crocca. Questi invece sono gnocchetti zuccherati con crema di semi di papavero e burro fuso. Questo è un piatto tipico slovacco che non ho mangiato quando sono andato a Bratislava. A me queste salse così, queste creme, piacciono un sacco. Il pane molto buono. Un ottimo pranzo delle 17. Crema perfetta, sapori aspro, dolce, salato. Questi invece sono i cosi zuccherati. Questo è ufficialmente un piatto di pasta dolce che non c'entra niente un sapore con l'altro. Lo ammetto, tanto dolce, ma probabilmente la pasta io la preferisco ancora salata. E ora possiamo ripartire ufficialmente verso Budapest. E dopo non so quante ore di macchina siamo a Budapest. Wow! Questo è il Parlamento di Budapest, ma ve lo farò vedere. Comunque è veramente bello di sera, cavolo. Adesso andiamo direttamente a un locale tipico ungherese, ad uno dei miglior recensiti e più recensiti di Budapest. 10.000 recensioni a tipo 4 stelle e mezzo. È chiuso, fra? Mi sa che stasera non si mangia. Abbiamo girato altri due ristoranti. Esatto, abbiamo girato tutto il centro, è tutto chiuso. Stiamo andando a mangiare da Trattoria Pomodoro, che non è evidentemente cibo italiano, no. Scherzetto, non ci fanno entrare perché ci sono solo tavoli dentro e a quanto pare qui in Ungheria puoi mangiare dentro solamente se sei vaccinato. E alla fine ieri sera siamo andati a letto senza cena, ragazzi. Quindi ora un bel giretto della città e poi andiamo a mangiare qualcosa di tipico. In
questo momento ci troviamo al Bastione dei Pescatori, che si trova molto in alto a Budapest. Difatti vediamo tutto qui dall'alto. C'è anche il Parlamento che abbiamo visto ieri sera, che in realtà è molto più grande di quello che ho visto ieri. Non me l'aspettavo così grande. Un'altra cosa bella di questo viaggio è anche il semplice vedere le differenze giorno per giorno delle varie città, delle varie nazioni. E Budapest non mi aveva detto nessuno che fosse così bella. Mi è piaciuta tanto quanto la Polonia. Per ora andiamo alla pasticceria più antica di Budapest a provare qualche piatto dolce tipico. Rutschwurm, che si legga Rutschwurm. La pasticceria più antica di Budapest, 1827. Okay. One slice of that. Okay. Abbiamo una variante dello strudel con dentro ciliegia. Mentre qui abbiamo la torta tipica, l'Esterhazy Tort, preparata con pasta speciale di noce e una crema cotta alla vaniglia. E quella dovrebbe essere la miglior torta del posto che ha scelto Matteo. Ah, non vi ho detto una cosa, uno dei miei obiettivi di vita è proprio girare tutta Europa. Cioè, in realtà tutto il mondo. Però in particolare voglio girare tutte le nazioni europee e poi passare al mondo. E questi viaggi on the road mi aiutano molto, perché faccio più nazioni ogni volta. Proviamo lo strudel alla ciliegia. Ti riempie la bocca, super dolce, super saporita, molto buona anche la sfoglia. Unica nota forse un po' aspra alla fine, mi si chiude un occhio per quanto è aspra. Preferisco altro. Per quanto io possa amare la ciliegia, quella con le mele è 10 volte più buona. Invece abbiamo la tua mille foglie, le foglie con molta crema e un sacco di zucchero sopra, bro. Così buono? E una mille foglie, con botto di crema, con mille foglie. E ora passiamo alla torta tipica ungherese. Primo cibo tipico che proviamo qui in Ungheria. Mamma mia, tra le tre è la più buona, tra le tre è veramente veramente la più buona. Siamo quasi arrivati a Zagabria in Croazia. Voi probabilmente non avete percepito dal video quante ore di macchina mi sono fatto, quante ore di macchina siamo stati, cioè una bordata. Ci sono quasi 3000 km già, e se non fosse stato per i prodotti di Bulk, che è probabilmente e esclusivamente l'unico sponsor di questo video, nonché della maggior parte dei miei video. Sai che collaboro con Bulk da 3 anni? Ammetti quanto ci serve una vita gli snack proteici di Bulk. Ma non tanto, ne ho mangiati una cinquantina. Ecco, infatti vi lascio ovviamente il link con tutti gli sconti qua sotto in descrizione. Continuiamo col viaggio. Ok ragazzi, cambio di programma, ho fatto la foisata classica. Dovete sapere che poco tempo fa mi sono perso il documento, sono partito, in alcuni stati abbiamo usato ovviamente la carta d'identità per passare da stato a stato. Niente, io ho lasciato il mio documento in Polonia insieme a dei contanti e abbiamo chiamato l'hotel. Però io in questo momento stavo andando in giro solo con la patente, senza il documento di identità, senza saperlo, perché ero convinto di averlo lasciato nel portafoglio. E la Croazia, per il patto di Schengen, a quanto pare non ti fa entrare se non hai il documento di identità e non la patente, ovviamente, cioè se avevi proprio il documento di identità. Quindi abbiamo fatto allungarlo di un'altra ora, passeremo dalla Slovenia e non dalla Croazia, e dopodiché torneremo in Italia, probabilmente viaggeremo tutta la notte. Quindi cambio di programma, da Budapest stiamo passando in Slovenia. Arrivati a Lubiana, sono quasi le 9, la tappa sarà molto corta perché dobbiamo andare direttamente poi verso Milano e mangiare da qualche parte in Italia stanotte. Comunque sono già stato in Slovenia, sono già stato a Lubiana nello scorso viaggio verso Capo Nord, ma dovevo essere messa negli stati per completare i 10. Ho trovato questo ristorante che si chiama Sarajevo 84. Sembra avere molti piatti tipici della Slovenia. Che posto fighissimo! Io prenderei questo qua, fra. Questo qua ho visto che è super tipico. Formaggio e prosciutto di manzo. Proviamo questa focaccia tipica e prosciutto di manzo. E il formaggio che credo sia caprino. Torniamo anche l'altro formaggio. È un super panino, fra. Sembra carne essiccata. E questo è l'altro piatto tipico con cipolle, la con la stessa focaccia che c'era qua. Dentro delle salsicce di carne, come vedete, di manzo, e lo stesso identico formaggio che c'era lì. Se avessi riempito questo panino con tutto il prosciutto di manzo di prima, sarebbe stato molto più buono. Ed ecco il baklava con dentro, credo, pasta di noci e crema di noci. Assaggiamo il baklava. Sono un botto di noce. Penso che la cosa più bella di questo viaggio sia stato in 5 giorni provare tantissimi cibi tipici diversi, che in realtà era l'obiettivo del viaggio. E ora corriamo verso la macchina e torniamo a Milano. Comunque oggi ufficialmente mi sto facendo 11 ore di macchina. Siamo già rientrati in Italia, stiamo andando verso Venezia e torniamo a casa. Questo viaggio è stato bello, anzi probabilmente bellissimo. Sono contento, è stato un po' lungo, scusate. Sono circa le 3:25 di notte
Il viaggio è quasi finito, ma manca l'ultima nazione in cui mangiare. Un autogrill vicino Modena. Ok, devi tirare. Ok, devo tirare. Pieno così di cibo, eh? Quasi non saprei cosa scegliere. Alla fine stiamo prendendo pollo e bacon. Ultimo pasto? Ultimo pasto, un panino con pollo e bacon. Però un bel aspetto, questo. Qual è il miglior modo per un viaggiatore, cioè non concludere un viaggio in Italia all'autogrill? Ah, comunque, non ve l'ho detto, ma per tutto il viaggio, dormendo solo 3 giorni in hotel, avendo girato un botto, ricaricando la Tesla e i supercharger, monopattini elettrici, mangiare ovunque senza mai risparmiarci, l'acqua in giro costava un botto e tutto il resto, 450 euro a testa. È stata una piccola grande avventura, 5 giorni in un solo video, 10 nazioni, 10 più o meno tipologie di cibi tipici. Spero ovviamente che questo contenuto vi abbia fatto viaggiare con la mente, vi abbia portato visivamente in tanti luoghi diversi e che magari vi ha dato qualche spunto per andare a mangiare in qualche posto in giro per l'Europa. Un saluto e un ringraziamento anche a Matteo Di Cola, che ci ha accompagnato in tutto questo viaggio, che ha sopportato la mia presenza, ha supportato tutto quanto. Quindi grande bro, ci vediamo nel prossimo video e alla prossima avventura. Ciao ciao ragazzi, grazie a tutti di aver visto tutto il video.